Ben ritrovati cari amici di Egitto. Siamo molto lieti perché con noi il signor Alessandro Innocenti, ex allenatore. Buonasera, signor Alessandro. Buonasera e buonasera anche a tutti quelli che ci seguono. Può presentarsi, per favore? Allora, io non sono allenatore, sono preparatore, sono allenatore fisico e ho lavorato per 23 anni tra Serie A e Serie B in Italia e 2 anni con la nazionale italiana. Anche con la nazionale italiana 2 anni. Sì. In quali E anni? la qualificazione è il 17 e il 18, 2017-2018, la qualificazione a Mosca, ai campionati del mondo, a cui non abbiamo potuto partecipare perché siamo stati eliminati dalla Svezia agli spareggi. E quindi niente, è stato un dispiacere di quelli che mi hanno un po' segnato, perché ci tenevamo veramente tutti ad andare a fare il mondiale. Poi, e si sa, il mondiale intanto giochiamocelo, poi risultato vediamo quello che può venire fuori. Però non poterci andare per aver subito gol, un autogol, ce lo siamo fatti noi in Svezia, e non essere riusciti a segnare in Italia al ritorno è stato un brutto momento della mia carriera e anche quello dei ragazzi. E niente, ho allenato in Serie A, in Serie B per 20 anni. E, diciamo, ho allenato sempre con lo stesso allenatore Ventura, quello che era responsabile tecnico della nazionale quando siamo andati in nazionale, e con lui siamo riusciti a fare molto bene un lavoro con i ragazzi, gli esordienti in Serie A o in Serie B, e molti di loro sono riusciti ad arrivare alla nazionale. Ed è per quello che molto probabilmente ci hanno chiamato in un momento in cui la nazionale cercava il ringiovanimento, cioè i vecchi, diciamo, giocatori che avevano oramai l'età un po' troppo avanzata, dovevano essere sostituiti, integrati e sostituiti piano piano dai giovani italiani. E quindi niente, gli hanno offerto al mister di andare all'allenare nazionale e abbiamo fatto questo salto, che era un progetto che doveva essere un po' più lungo, però si sa, nel calcio a volte la sconfitta provoca ribaltamenti, e quindi abbiamo subito quello. Ho allenato solo in Italia, però ho allenato in tutte le zone d'Italia, dal nord al sud, centro, le isole, e quindi mi sono abbondantemente fatto una grossa esperienza. Niente, ho allenato a Napoli, Bari, Torino, Verona, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Pisa, cioè un po' da tutte le parti. Ho fatto due promozioni dalla Via La, un anno in Serie A con il Torino abbiamo raggiunto la Coppa UEFA, abbiamo giocato la Coppa UEFA, siamo arrivati fino agli ottavi. E anche lì è stata una grandissima esperienza. Non avevo mai fatto le coppe europee e ci siamo trovati a dover gestire la problematica di giocare ogni 3 giorni moltissime volte, ed è stato tutto affrontato in maniera, direi, egregia, buona. Ci siamo anche divertiti. Bene, allora l'Italia ha vinto nel 2021 l'Europeo. Subito dopo non è riuscita ad andare nel Mondiale di Qatar. Come si sente questo? Allora, noi siamo rimasti fuori dal mondiale in Russia. Dovevamo giocare il mondiale russo perché i giocatori come De Rossi, Barzagli, Chiellini avevano già un'età molto avanzata, un qualche acciacco che si ripeteva, no? Non erano disponibili al 100%. E niente, e c'erano i giovani come Chiesa, Spinazzola, che si stavano inserendo, però avevano 20 anni.
quindi c'era poco da pretendere da loro, però dovevano fare esperienza e quindi è stato un anno di costruzione. Quando è rientrato Mancini, è entrato al posto nostro, ha avuto 3 anni per costruire la squadra che avrebbe giocato gli europei. Anche se sono stati difficoltosi per il Covid, però è riuscito, bravissimo, a far ma non maturare, perché maturano nelle rispettive squadre i giocatori giovani, no? Però a tirare fuori il meglio nell'impegno con la nazionale. In quel momento c'erano gli europei, 3 anni per prepararli sono più che sufficienti, cioè ha avuto molto tempo per poterli preparare, ed è arrivato con una squadra in ottime condizioni psicofisiche, cioè era un gruppo d'amici, non avevano nessun ostacolo insuperabile, giocavano. Infatti hanno espresso questo bel gioco e l'hanno espresso per tutti gli europei, anche se contro Spagna, contro Inghilterra, la fortuna semmai ha giocato anche dalla parte nostra, ma quella ci vuole, ogni tanto fa il suo intervento nel campo di calcio, e quindi è arrivato a vincere la finale. E siamo i campioni europei tuttora in carica fino a che non giocheremo i prossimi europei. L'anno successivo ha avuto un anno solo per preparare il mondiale, o perlomeno per preparare l'ingresso al mondiale, e ha avuto la sfortuna che 3 ragazzi giovani che avevano fatto molto bene all'europeo si sono infortunati nelle rispettive squadre e non hanno potuto partecipare. E uno addirittura è stato convocato, ma non ha potuto dare il meglio di se stesso. E quindi niente, ha avuto queste defiance e poi ha perso lo spirito di gruppo. Lo spirito di gruppo, questo non gli ha permesso di vincere gli spareggi. Anche perché agli spareggi siamo andati fuori a Palermo, giocando in casa nostra, in casa in Italia, contro il Montenegro. Ed è una, diciamo, che è una federazione piccola, cioè una nazione piccola, non ha molto espressione di grandi campioni. E con il loro entusiasmo sono riusciti, e con il loro modo di giocare tutti dietro la palla, tutta in difesa, e sono riusciti a portare a casa il risultato e ci hanno eliminato. E poi dopo non è riuscito a superare il Portogallo, non è andato neanche il Montenegro ai mondiali. Ma secondo lei cosa deve fare per far ritornare l'Italia come prima? L'Italia ha vinto l'ultimo mondiale nel 2006. Che cosa si deve fare? Che cosa deve fare di più? Allora, la mia idea è che le società italiane, società di Serie A, devono ritrovare il coraggio che tanto tempo addietro, 20 anni fa, avevano di puntare sui giovani italiani. Ora succede questo: un giovane italiano deve mettersi, diciamo, in panchina, aspettare il suo turno. Perché vanno a prendere dei campioni, semmai anche un po' anzianotti, 30 anni, 35, all'estero per fare quel ruolo. E il giovane italiano va a giocare in Serie B, in Serie C, nelle serie inferiori. Quindi non ha possibilità di maturare ad un livello più alto e far vedere le sue qualità effettive. Perché solo quando ti confronti in Serie A o addirittura nelle coppe europee puoi far vedere quanto vali. Quando il livello è basso, ti adegui al livello, quindi ti metti a giocare come giocano gli altri. È semplice la faccenda. Se le società non hanno questo, non ritrovano questo coraggio, per i giovani italiani sarà sempre più difficile venirne fuori e quindi avremo ancora problemi. Cioè, Mancini, quando va a scegliere giocatori, sceglie su una rosa di 30 convocabili e ne deve portare dietro 25. Cioè, non è che abbia una grandissima scelta a livello di giovani, cioè sotto i 25 anni, che abbiano esperienza in Serie A. Il problema è solo l'esperienza. Noi abbiamo dei giovani che dovrebbero avere già 4-5 anni di Serie A e qualcheduno che ha già fatto le coppe europee, che si è già confrontato con gli inglesi, con
con gli spagnoli, con i tedeschi, e non nella nazionale giovanile, dove ti confronti 2 volte l'anno con i tedeschi, ci giochi 2 partite, o con gli inglesi. Nel club, dove ogni 2 settimane vai a fare una coppa, la Coppa UEFA, Coppa dei Campioni. Quindi hai possibilità di scontrarti con giocatori veramente validi. È lì che cresci. È lì che durante la settimana ti prepari ad un impegno molto alto. E quello ti migliora. Se non cambia un po' la mentalità, delle società in Italia, e purtroppo siamo destinati a durare fatica a livello di nazionale. Sì, sono d'accordo con lei. Dal calcio egiziano, lei magari conosce solo un calciatore, Salah, che ha giocato Salah ha in Italia, adesso gioca nel giocato nella Liverpool. Fiorentina, qui vicino a Sì. casa mia. Sono andato a Com'è? vederla allenare. Benissimo. Secondo lei, com'è Salah? Come il suo talento? Allora, io non lo conosco personalmente, non l'ho mai allenato, però ci ho giocato contro. Nel senso, quando giocavo a Firenze e quando giocavo a Roma, abbiamo giocato contro il Torino. E lui è un giocatore che ha sempre preoccupato il mio allenatore, ha sempre preoccupato anche me. Io ho dovuto far fare ai difensori degli allenamenti particolari perché Salah gestisce benissimo la palla ed è rapidissimo. Cioè, noi abbiamo un detto qui in Italia: palla c'è, palla non c'è più. Cioè, Salah è bravo nel fare questo. Quindi ti dribbla e a volte dribbla anche se stesso, nel senso si innamora del suo dribbling, non passa la palla. Però questo è un suo, diciamo, lato negativo che tu puoi sfruttare. Sai che non la passa, quindi devi raddoppiare. Tanto lui non la dà via, in due riesce a portargliela via. Ora Salah è cambiato. Da quei tempi, ora riesce di più anche a dialogare con la squadra e questo ha cominciato a farlo a Roma. Quando dopo è andato in Inghilterra, ha cominciato a fare gioco di squadra. E come giocatore è uno dei migliori al mondo. Per vincere qualcosa a livello personale, un pallone d'oro, una scarpa d'oro, dovrebbe avere un po' più continuità. Cioè, il Salah che a volte vedi in partita, che è meglio di Messi, che è meglio di Ronaldo, lo fa per poche partite l'anno, dovrebbe esprimersi sempre, diciamo, sullo stesso livello o poco meno. E questo non ci sta, non fa parte molto probabilmente del suo background, di quando era giovane, di come ha fatto calcio all'inizio. Gli viene oggi di giocare, è imprendibile, gioca benissimo, è un campione, e semmai un'altra partita, un'altra giornata non è nel massimo della sua condizione. E questa discontinuità lo porta ad essere considerato un fenomeno, ma non un campione affermato. Perché Salah è un fenomeno. Cioè, a vederlo giocare tutti si divertono. Quando era qua in Italia, moltissimi, anche i tifosi del Torino nostri, venivano a vedere la partita contro la Fiorentina o contro la Roma, perché c'era Salah e vediamo cosa inventa oggi. E questo è bello, è un giocatore con molta fantasia, cioè molto, e poi ha le capacità fisiche, coordinative, di poter correre tutta la partita, di poter giocare anche a tutto campo, perché non si risparmia, è uno che non si risparmia. Io l'ho avuto da giocatore contro. Muore alla fine della partita, è morto, non molla mai, perché contro di noi ha fatto sempre delle buone partite, belle partite. Bene. Mai stato in Egitto? No, perché lavorando nel calcio e lavorando come preparatore, quando finisci un campionato hai circa 20 giorni e 14 sono di libertà, 2 settimane sono di libertà, poi devi cominciare a preparare l'anno successivo. Quindi ho avuto talmente poco tempo a disposizione che
non mi sono mai permesso di allontanarmi proprio dall'Italia. Cioè io le vacanze le facevo qui in Italia, qui vicino a casa, e non pensavo mai di poter dire lascio l'Italia, perché ci poteva essere un imprevisto, avevamo preso un giocatore, c'era bisogno di seguirlo inizialmente e dovevo essere vicino, dovevo essere a disposizione. Se ci sarà l'occasione di venire, quali posti vuole vederli? La crociera sul Nilo. La crociera sul Nilo me l'hanno parlati tutti ed è bellissima. E poi andare a vedere le piramidi. Allora, noi Egitto Ora è un'associazione culturale per l'amicizia fra i popoli, soprattutto l'Italia e l'Egitto. Come vede? Lo sport, soprattutto il calcio, nell'avvicinare di più i paesi del Mediterraneo. Allora, se fosse il calcio di cui parlavo prima, il calcio dove andiamo al campo, facciamo amicizia, ci alleniamo anche duramente, giochiamo le partite, partite vere, partite, come si dice, maschie, senza guardare in faccia nessuno, cioè, dure, e poi alla fine della partita baci abbracci. Ecco, quel calcio lì, fatto così, secondo me avvicinerebbe tutti, perché è serenità, è divertimento, è tranquillità, mi misuro, uno vince e vabbè, l'altro perde e vincerà la prossima. Il calcio di adesso, il calcio di adesso è un po' diverso, secondo me avrà più difficoltà il calcio delle nazionali, delle coppe, è troppo importante il risultato, cioè più che avvicinare l'amicizia tra i popoli, diciamo che ognuno sceglie la sua squadra per cui tifare, gli altri sono tutti nemici, per fare una battuta, per sorridere un attimo, e bisognerebbe tornare un po' indietro nel tempo, fare dei tornei con le nazionali dove non c'è dove uno vincerà, l'altro perderà. Ma giocare a rotazione, i tifosi, stadi pieni con i tifosi, e allora questo potrebbe guardare un po' più lo spettacolo, più lo spettacolo, non il risultato. Benissimo. Signor Alessandro, è stato un piacere parlare con lei. Anche mio. La ringrazio per questa opportunità. No, di niente, sempre a disposizione, non ci sono problemi. Auguro una buona serata. E anche a voi per la vostra associazione, vi auguro una grande fortuna. Un E abbraccio. potete fare tanto con il calcio, Sì, certo. sì, questo lo potete fare. Grazie mille, Vi arrivederci. saluto, arrivederci, buona serata.